Se dopo la pandemia arrivasse una guerra che impatti i mercati internazionali come le due guerre mondiali, cosa succederebbe? Come potremmo comportarci per investire? Sono domande lecite che instillano timori per tutti noi investitori. Me per primo, considerando che pur essendo un vecchio hobbit, non ho mai avuto a che fare con investimenti in tempi così bui. Oggi cerco di dare un attimino alcune considerazioni molto importanti che pur non essendo consigli finanziari, possono sicuramente farti capire e far capire anche a me stesso alcune cose molto importanti. E approfondiamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Mai avrei immaginato 4-5 anni fa che scenari del genere si sarebbero ripresentati nel XXI secolo. Certo, noi non siamo sotto attacco costante di artiglieria, ma in ogni caso la nostra economia, come tutte le economie sviluppate europee, ne saranno e ne sono sicuramente impattate. Allora come comportarsi da investitore? Domanda più che lecita che, come dicevo nella intro, mi sono fatto e mi sto facendo anche oggi. Disinvesto? Continuo ad accumulare? Mangio peperoncini piccanti così non ci penso più? In aiuto ci vengono gli esperti e in particolare alcuni studi, fra cui uno studio scientifico statistico del 2005. Sono solo 25 pagine in lingua inglese e per cui, per chi masticasse la lingua, ne lascio i link qui sotto in descrizione, nel caso comunque voleste leggerlo voi stessi ed approfondirlo. Ovviamente in questo video vi porto solo dei dati e le mie considerazioni, ma non si tratta assolutamente di consigli finanziari. Soprattutto in un periodo così difficile, in periodi così difficili come questo, non bisogna mai agire in base a quello che si dice o che si sente da uno o più video su YouTube, ma bisogna fare le opportune considerazioni ai propri studi personali. Il titolo dello studio non poteva essere più accurato possibile, War, Peace and Stock Markets, guerra, pace e mercati azionari, pubblicato nel 2005 da Hank Berkman della University of Auckland Business School e da Ben Jacobsen della Tilburg University, TIS School for Business and Society, Massey University. Lo studio parte dal riconoscimento del fatto che quasi una volta ogni due mesi, una crisi politica internazionale inizia da qualche parte del mondo. A volte si tratta di crisi senza violenza, a volte è una crisi con scontri di lieve entità e talvolta, come quella attuale, le crisi politiche internazionali si manifestano come guerre su vasta scala. Non sorprende quindi che gli studiosi si concentrino sul fatto che queste crisi possono essere intensamente studiati dagli esperti di storia o anche da quelli di politica, ma meno conosciuto è il fatto che qualche economista ci ha comunque messo del suo per poter studiare gli impatti sui mercati, pochi purtroppo. Lo studio in questione cerca appunto di capire se ci siano reazioni sui mercati, quante sono ampie queste reazioni e se sono direttamente correlate alla grandezza dell'impatto politico. Questo studio ha preso in analisi un database unico di circa 440 crisi politiche internazionali nel periodo che intercorre fra il 1918 e il 2002, con 970 attori principali e secondari legati alla crisi. I risultati sono eclatanti e dimostrano che le crisi internazionali riducono i rendimenti azionari del mercato mondiale di circa il 4% annuo. L'inizio della crisi ha un impatto forte, un impatto maggiormente negativo sui mercati e sui rendimenti del mercato mondiale. Questo calo dei prezzi di mercato è seguito da rendimenti inferiori alla media durante la crisi e da un aumento dei prezzi quando la crisi finisce. In termini di valore del mercato azionario mondiale, alla fine dell'ultimo secolo ciò significa una perdita netta di circa 280 miliardi di dollari americani in valore di mercato per crisi, o circa 1,4 trilioni di dollari l'anno. Le crisi poi non incidono solo sui rendimenti medi, ma hanno anche un impatto molto forte sulla volatilità. L'inizio di una crisi internazionale aumenta la volatilità mensile del mercato mondiale di circa 1,4 punti percentuali e per ogni crisi che volge al termine la volatilità mensile diminuisce dell'1,2%, con una volatilità media mensile del 3,7%, ma ci sono delle considerazioni che lo studio fa, sempre ovviamente supportate dalla statistica. Infatti nei test di robustezza si comprende che i mercati reagiscono più violentemente in termini di media, rendimento e volatilità quando le crisi sono più gravi o quando la posta in gioco è maggiore al coinvolgimento magari di maggiori potenze internazionali, come appunto sta accadendo in questo momento. Sebbene i costi per gli investitori di tutto il mondo siano elevati, gli investitori dei paesi attori pagano un prezzo molto più alto. Il valore medio di mercato perso è quasi il 2%
quando inizia la crisi e un ulteriore 1% ogni mese finché la crisi continua a perdurare. I mercati dei paesi coinvolti aumentano solo di mezzo punto percentuale quando finisce la crisi. Utilizzando i rendimenti giornalieri del mercato azionario per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, troviamo che i mercati statunitensi reagiscono in modo significativo i giorni intorno all'inizio delle crisi, in cui gli Stati Uniti sono un attore principale nel suo coinvolgimento diretto e per cui diminuzione dei prezzi e aumento della volatilità. E nei giorni intorno alla fine di queste crisi, aumento dei prezzi e diminuzione della volatilità. Non si trova invece alcuna reazione di prezzo alle crisi in cui gli Stati Uniti non sono un attore. La volatilità comunque degli Stati Uniti tuttavia tende ad aumentare durante queste crisi e a diminuire quando giungono al termine. Quindi questo che significa? Che siamo nella melma più assoluta e dobbiamo scendere dai mercati? Io non credo, o perlomeno io non lo faccio. Durante e subito dopo la Prima Guerra Mondiale, il mercato del total equity tedesco perse più del 90% in termini reali fino a praticamente il 1922. E prendendo in considerazione quanto detto sopra, ci dobbiamo attendere anche che le altre nazioni del mondo non abbiano scherzato. Ed infatti gli Stati Uniti nello stesso periodo lasciarono sul terreno un 18% circa, mentre il Regno Unito un 17%. Stessa cosa accadde durante la Seconda Guerra Mondiale con simili parametri, anche se il Giappone all'epoca fece peggio, con una perdita di quasi il 99% del proprio mercato. E nelle parole dello storico Neil Ferguson che si trovano le sue parole più dure. Nel suo studio Earning from History, Financial Market and the Approach of World War, ci dice, e quoto, che in breve non ci sono movimenti ricorrenti. Gli investitori hanno cercato di imparare dalla storia nel tardi anni 30, ma hanno semplicemente imparato a fare nuovi errori perché le lezioni imparate dalla guerra precedente avevano rilevanza limitata a quella successiva. Ma allora perché io dico che resto nel mercato? Anzi, ti dico di più, aumento le posizioni. In un contesto come quello della guerra, numerose aziende si aspettano o sono a rischio di una riduzione del proprio cash a disposizione, impattati dalla inflazione, dalla riduzione delle vendite o dalla riduzione dei profitti. Ma le cose non devono essere correlate al 100% perché la maggior parte delle aziende resiste, almeno per quelle nazioni, degli attori non principali, portando i prezzi a mercato a sconto rispetto ai fondamentali e come tale ponendo le basi per dei rendimenti più alti nel momento in cui la crisi vada ad estinguersi. Ma poi per le nazioni direttamente coinvolte i rendimenti possono addirittura essere statisticamente stellari. La Germania negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e mi riferisco in particolare nei 10 anni che vanno dal 1949 al 1959, è cresciuta a un ritmo esageratamente positivo, con una media annua del 61% all'anno. Un investitore che fosse rimasto nel mercato durante la guerra avrebbe perso quasi tutto entro la fine della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Ma se avesse continuato a rimanerci nel mercato fino al 1959, avrebbe praticamente triplicato il proprio investimento iniziale. Non per quelli deboli, ovviamente, ed infatti la strategia di diversificazione globale è sicuramente la soluzione per i più deboli di cuore. Infatti, nello stesso periodo, un investitore diversificato globalmente, invece del 90%, avrebbe perso circa il 15% del proprio investimento. Conseguentemente, avere un portafoglio ad ampio spettro in termini geografici, valutari, di asset class e di settore, indipendentemente dal fatto che il mondo è ormai globalizzato, è sicuramente la strategia, la situazione che meglio si pone in termini di rischi e di volatilità. Anche perché a discapito quello che si possa pensare, ovviamente senza andare a pensare agli attori principali interessati dalle guerre, ma se si facesse un discorso a livello globale, le perdite peggiori non sono avvenute assolutamente in termini di guerra, ma no, sono avvenuti in termini di pace. Il mercato globale ha perso il 31% del proprio valore durante la Prima Guerra Mondiale e il 15% durante la Seconda. Ma nella crisi di Wall Street del 29 il mercato globale all'epoca perse il 54% del valore, il 47% durante la crisi del petrolio del 73, il 44% durante la crisi dot-com e il 41% durante la grande crisi del 2008. In altre parole, se ci si preoccupa dei drawdown o volatilità in tempo di guerra, figurarci di soffrirle ancora di più in tempo di pace. Bisogna capire a questo punto se si è veramente in grado di investire sul mercato azionario. E queste considerazioni ci portano a capire che non siamo in grado di sopportare questi termini di volatilità e di drawdown. Ricordiamoci però che in termini nominali del mercato globale, questo ha donato un più che stupendo e generoso 8% negli ultimi 121 anni, con un ritorno reale del circa 5% abbondante, indipendentemente da pandemie, guerre, carestie, Goldrek, Godzilla o alieni. E chi più ne ha, più ne metta. Per cui non posso dirti cosa fare durante la guerra. Ho cercato di ispirarti al ragionamento portando i dati alla tua attenzione. Per questo video ho usato alcuni studi che lascio in descrizione e che sono spunto dal video di Ben Felix, canale che io seguo, che avevo nominato durante
anche un video in proposito in cui andavo a indicare i canali di lingua straniera che seguivo. Spero di aver fatto cosa gradita a chi ha poca dimestichezza magari con l'inglese o chi magari si fosse perso questo video e lo voglia andare a seguire in lingua inglese. Se questo contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo la cortesia di farmelo capire con un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. E poi, se sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, ti chiedo di fare due azioni molto semplici che non sono guerrafondaie, che sono quelle di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non debba perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video.